Uno speciale Polifemo dedicato all'accordo di amicizia tra il comune di Faggiano e quello di Pietralcina. Per questo dedichiamo una puntata ad hoc, appunto partendo da questa grotta che rappresenta la grotta di Betlemme, per allargare il discorso ai punti in comune tra queste due realtà del sud, Faggiano e Pietralcina. Una iniziativa che, come detto, vede la presenza del sindaco di Pietralcina, appunto Domenico Masone. Lì celebrano un presepe vivente da ben 30 anni e abbiamo avuto anche, proprio al momento degli scambi di doni, per così dire, tra appunto queste due collettività, abbiamo avuto la presenza del prefetto di Benevento, la dottoressa Paola Galeone, che, ricordiamolo, è tarantina ed è stato tanto impegnata come viceprefetto in quel di Taranto. Un momento, dicevo, per celebrare il nostro sud attraverso questo accordo di amicizia, e il presepe ne è stato lo spunto. Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, un patto di amicizia, quello stipulato tra Pietralcina e Faggiano, che non è solo un fatto formale, burocratico, ma è un punto di partenza per la crescita di questi due territori. Sì, naturalmente l'intento è quello di far crescere il sud. Guarda, lo dico subito, perché noi non possiamo rimanere chiusi nel nostro campanilismo, noi dobbiamo lavorare per il sud. Abbiamo le capacità, le qualità, le potenzialità, abbiamo i punti di interesse. In questo caso abbiamo un presepe vivente a Faggiano che quest'anno festeggiamo il 25esimo anno, abbiamo il presepe vivente di Pietralcina che fa 30 anni, con due sindaci che questa sera sentivo l'amico Domenico Masone, anche lui che si rivede nelle mie idee, cioè quelle di portare il turismo, quello di far crescere culturalmente il nostro territorio. Ripeto, a dire, quando dico nostro territorio dico il sud, dico la Puglia, dico la Calabria, dico la Basilicata, dico la Campania, dico il sud, perché abbiamo tutte le qualità per farlo crescere. Quindi oggi sono onorato che il sindaco di Pietralcina, diciamo, ha accettato questo nostro invito di sottoscrivere questo patto di amicizia, che va oltre, come dicevi tu, va oltre al solo livello istituzionale, un qualcosa che ci vede insieme per la nascita, per la natività del bambinello, per la nascita di Gesù. Pietralcina poi è un paese che ha visto la natività di Padre Pio, quindi per me sono onorato di stringere questo patto di amicizia con il comune di Pietralcina. Domenico Masone, sindaco di Pietralcina. Un momento importante, abbiamo sentito nelle sue parole il calore e l'affetto del nostro sud, quello stesso affetto e quello stesso calore che la realtà di Taranto e di Faggiano sanno esprimere. Certamente, certamente, per questo siamo qua, perché ci sentiamo conterranei, dicevo, come avrà ascoltato, che Padre Pio ci ha resi ombelicalmente le due regioni, necessariamente sorelle e fratelli. Comunità che devono stare insieme, che condividono gli stessi valori, vengono dalla stessa storia, hanno radici profonde nel nostro territorio, abbiamo una ricchezza di amenità dei luoghi, di enogastronomia, abbiamo da esprimere valori culturali, ma soprattutto morali. Siamo custodi di una tradizione millenaria e l'espressione più alta, una delle espressioni più alte, il nostro San Pio da Pietralcina, che ha segnato un secolo ed è uno dei più grandi santi della storia, lo condividiamo insieme. Qui a Faggiano è perché siamo qua per un presepe vivente che noi facciamo da 30 anni, loro da 25, ma il presepe che cos'è se non l'espressione della comune vivere, del condividere le gioie e anche le sofferenze in un periodo in cui, specialmente oggi, c'è incertezza per il futuro, per i nostri figli.
il presepe come simbolo del valore della famiglia. Certo, ed è questo che dicevo. Noi abbiamo ancora quel calore, quel senso della famiglia che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, e noi dobbiamo trasmettere non solo speranze, ma almeno certezze che oggi non hanno. E se non ci adoperiamo per questo, firmare protocolli, amicizie, eccetera, non serve a niente, se non diamo contenuto, se non diamo la nostra passione, il nostro impegno quotidiano affinché ci interfacciamo con i bisogni, le speranze e le ansie della gente. Siamo con il prefetto di Benevento, la dottoressa Paola Galeone Tarantina. E allora, prefetto, due realtà, quella di Pietralcina e quella di Faggiano, accomunate, che hanno come minimo comune denominatore il nostro sud, nella fattispecie i presepi, nella fattispecie Padre Pio, insomma due realtà attraverso le quali può e deve crescere il nostro sud. Certamente, ora dicevo, due bellissime comunità che hanno dei valori, valori molto importanti, dove i sindaci però che cosa hanno fatto? Sono riusciti a fare un salto di qualità, cioè loro attraverso le tradizioni, attraverso le radici hanno però veicolato, ecco, queste manifestazioni facendole diventare volano di sviluppo, cioè il nostro sud deve crescere però senza mai smettere di guardare dietro, quindi guardare indietro per andare avanti. I valori della famiglia, la religiosità sono dei tratti comuni e caratterizzanti le due realtà di Pietralcina e di Faggiano e Taranto? Assolutamente sì, infatti mi rivolgevo a queste due bellissime comunità, comunità molto forti, comunità che hanno dei valori in cui credono e che solo attraverso l'attaccamento alla propria terra, persone laboriose, ecco, che vogliono credere e vogliono andare avanti in maniera corretta, serena, ma cercando, ecco, di credere anche nello sviluppo. Angelo Zanzanella, presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano. Un presepe, quello di Faggiano, che è una realtà nazionale ed in quanto tale si interfaccia, per così dire, con altri presepi viventi, come appunto quello di Pietralcina. Ma questo è solo uno spunto, è un punto di partenza per mettere per mettere a contatto due realtà vere, sincere, mi permetto di dire, del nostro sud. Sì, dici bene, sono due comunità innanzitutto che sono accomunati perché sono due comunità del sud, in qualche modo hanno delle tradizioni comuni, non soltanto il presepe sarà un punto di partenza, credo che poi un patto di amicizia debba fondare proprio la sua priorità su uno scambio di cultura, di uno scambio di rapporti sociali, di rapporti economici. In qualche modo sono due comunità piccole, ma che comunque attraverso noi, attraverso il presepe, naturalmente Pietralcina, che è il paese dei natali di San Pio, no? il santo più famoso, e c'è un turismo diverso, ma che comunque noi attraverso il presepe stiamo cercando anche di aumentarlo. È quel turismo che in qualche modo è fuori da quella stagione che prettamente noi lo troviamo nella regione Puglia, quello estivo, no? Quindi in qualche modo i presepi viventi diventano un'attrazione affinché il turista venga a visitare la nostra regione, ma anche la comunità pietralcina, anche nei mesi cosiddetti invernali. Michele Mazzarano, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. Ecco, cresce una regione attraverso queste iniziative che hanno certamente una base di tradizioni, di religiosità, ma rappresentano anche uno strumento per promuovere il territorio. Sì, qui c'è stato un patto di amicizia tra due comuni piccoli di due regioni molto vicine e molto affini, Puglia e Campania, i due comuni Faggiano e Pietralcina uniti da questa decennale, ultradecennale tradizione di realizzazione di due imponenti presepi viventi.
tra i più importanti d'Italia, sicuramente del Mezzogiorno. Per noi è una straordinaria occasione di valorizzazione di questo territorio per farlo conoscere, perché in questi anni gli amministratori di Faggiano hanno avuto anche l'abilità e la capacità di chiamare qui il sindaco di Betlemme, i palestinesi di Betlemme, quest'anno il sindaco di Pietrelcina, e questo ovviamente crea un'attrattività per un territorio che non è solo industria ma che ha in sé vocazioni paesaggistiche, territoriali e grandi tradizioni che possono attrarre i turisti e sviluppare la vocazione turistica di questo territorio. È importante perché c'è molta tradizione popolare in questo, e la tradizione popolare è un tratto di identità per territori come i nostri che vogliono farsi conoscere nelle proprie capacità e anche nelle proprie bellezze. Nella grotta di Betlemme del presepe vivente di Faggiano è l'occasione per suggellare questo patto, questo accordo di amicizia tra i comuni di Faggiano e di Pietralcina. Partiamo da Antonio Cardea, sindaco di Faggiano. Un'atmosfera suggestiva e un amore tra i popoli, due realtà del Mezzogiorno d'Italia accomunate dal presepe vivente e non solo. Sì, è chiaro che ci troviamo nella parte più importante del presepe vivente, dove vede la nascita del bambinello insieme al sindaco di Pietrelcina, che ringrazio tantissimo per aver accettato di scambiare questo patto di amicizia tra due realtà, due popoli che ci accomunano, diciamo, tramite il presepe vivente. Noi, questo è il 25esimo anno, loro sono 30 anni che fanno il presepe vivente, quindi un gemellaggio, un patto di amicizia che serve per far conoscere il territorio, per far conoscere il sud Italia, perché credo che sia importante per le amministrazioni stringere questi patti di amicizia, che non è solo qualcosa che ha a che vedere tra sindaci, ma sono le comunità che poi si mettono insieme per far crescere il nostro territorio. Domenico Masone, le sue impressioni qui a Faggiano in questo presepe e poi ovviamente il sodalizio costituito con la città di Faggiano. Le emozioni sono forti, innanzitutto complimenti, perché è un bellissimo presepe vivente, tra i più belli che ho visto, e quindi vale la pena il nostro patto d'amicizia, in nome dei valori che il presepe contiene, altrimenti diventa stucchevole la scena se non trasmette a questi giovanetti l'amore per i nostri valori tradizionali, i valori della famiglia, i valori che tengono unito un popolo, che noi possiamo dare agli altri, coloro che vogliono condividerlo con noi. Ecco il Sud. Queste sono le grandi potenzialità che ha e che speriamo che possano esprimere i nostri figli meglio dei loro padri. Noi dobbiamo ben custodirle, essere degni dell'eredità che abbiamo ricevuto, custodirla con decoro e significare il nostro tempo con i valori che abbiamo avuto, affinché questi valori si tramutino in premesse per le certezze del domani. Giuseppe Semeraro, organizzatore di eventi. Questi eventi producono ovviamente una crescita del territorio, fanno marketing territoriale, oltre ovviamente ad elevare la spiritualità di chi partecipa attivamente e di chi va a visitarli. Sì, quest'anno Faggiano sta vivendo un anno importante, il 25esimo anniversario della realizzazione di questo stupendo presepe, e ha fatto bene il sindaco già dall'anno scorso, aprendo questi percorsi di interscambio culturale con la città di Betlemme, e quest'anno ha suggellato con la città di Pietralcina. Io mi lega questa amicizia con Domenico Masone da molti anni e conosco la sua sensibilità e la sua testimonianza verso i valori veri che dovrebbero guidare e custodire la buona politica. Quindi sono felice che Domenico abbia suggellato con Antonio, un giovane sindaco dinamico che sta aprendo a Faggiano una rete di interscambi culturali che sono la vera sviluppo e la vera crescita dei territori. Bene, una puntata che ha messo insieme aspetti religiosi e della tradizione, quale il presepe, e un momento di scambio, di interscambio culturale tra la comunità di Faggiano e quella di Pietralcina. Polifemo
dal punto di vista mediatico, in questo modo vuol far crescere le realtà del nostro Sud. Buonasera e alla prossima.